Quadmania stagione 4 è offerto da Dove volano le aquile? Quale miglior presentazione per il raduno organizzato dal bravissimo Moreno Tomaselli di Quod in Quota e che ha concesso a un numero limitato di iscritti di poter esplorare un territorio tanto leggendario come quello delle Dolomiti. Il numero chiuso ha garantito, se mai ce ne fosse bisogno, la serietà dell'organizzazione, oltre a un monitoraggio più attento dei partecipanti. Eterogenea la presenza di questi ultimi, che ha dimostrato come il quad sia un mezzo davvero per tutti. Erano presenti infatti moltissime coppie e riders di ogni età, dai 18 ai 70 anni, venuti per divertirsi tranquillamente, circondati da un paesaggio unico al mondo. Il raduno ha preso il via da Falcade, graziosissimo paese nella valle del Bioys, in provincia di Belluno. Da qui si è proseguito attraverso il territorio dei comuni di Falcade, Canale d'Agordo, Vallada a Gordina, Cenceniche a Gordino e San Tommaso a Gordino. La prima parte del giro, la mattina, si è svolta nella bassa valle di Bioys attraverso 20 frazioni per poi effettuare una sosta per il pranzo all'ombra del settecentesco campanile di Caviola. Dopo questo primo tratto, snodato fra prati e boschi fittissimi, il tutto su stretti sentieri, il raduno ha preso letteralmente quota, raggiungendo Malga ai Lac, sita nella splendida Valfredda, costellata dai suoi caratteristici casoni, ripari per pastori un tempo e ora alloggi per le vacanze, e poi ancora il Passo Valles, il rifugio Laresei ed infine il Col Margherita, che ha rappresentato, con i suoi 2520 metri, il punto più alto del raduno, e proprio qui volano alte le aquile. Dalla cima è poi cominciata la discesa, che ha portato la comitiva di nuovo verso Falcade, non prima di aver consumato un aperitivo presso il rifugio Caverson, e dopo la grigliata di cena, gli uomini del Quad in Quota, che non conoscono la parola tregua, hanno dato il via al giro in notturna. Si è chiuso così il raduno, dopo 140 km di percorsi e 5.000 metri di dislivello e tante, tantissime emozioni. I ringraziamenti vanno quindi a tutti quei comuni che hanno avuto l'intelligenza ed il coraggio di credere in noi quaddisti, concedendo i permessi per la manifestazione.